Sono diventate famose al pari delle storie che descrivevano. Il celebre poster del laureato divenne iconico quanto il film. Il primo manifesto a 16 anni, quando l'Italia distribuiva circa 500 film all'anno. Non esisteva la computer grafica e la manodopera era un valore essenziale anche per Hollywood. Perché mi sono lasciato coinvolgere in questo viaggio? Sono il solito stupido. Queste avventure fanno parte della vita. Un talento che a volte decideva il successo di un film al botteghino. Il manifesto era quello che portava al cinema, solo il manifesto. E uno trovava un'idea che colpiva la gente. Ma pure quella del cargo battente bandiera liberiana era inventata. Carlo Verdone e Eleonora Giorgi in Borotalco, Fenomena di Dario Argento e Il mondo corrotto e violento di David Lynch in Velluto Blu. Quello di Sciotti era diventato uno stile unico in cui l'ironia dell'illustrazione coincideva con la fotografia. L'addio sulla sua pagina web. Ciao a tutti, io sono volato via e vi tengo tutti nel cuore.